Non si placano le polemiche attorno ad Asia Argento, accusata di molestie da Jimmy Bennett, anche lì ci accusa la donna. Negli ultimi giorni non si fa che parlare della vicenda Asia Argento e delle accuse di violenza sessuale che le sono state imputate dall'attore Jimmy Bennett. Ebbene, nelle ultime ore è venuta fuori un'altra notizia che confermerebbe e avvalorerebbe ancor di più quanto dichiarato dall'uomo. Infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, continuano ad emergere particolari molto importanti che metterebbero in croce il comportamento della donna, a rincarare la dose ci sarebbero le ultime dichiarazioni di un altro attore, Jeff Leach, che ha raccontato come l'attrice italiana gli avesse inviato vari video e varie fotografie in topless senza nessuna richiesta particolare da parte sua. L'attore confessa, mi ha mandato foto e video nuda. La notizia, diffusa dal Daily Mail, ribadisce come Asia Argento e Jeff Leach un tempo fossero amici. Un tempo, perché adesso l'uomo è diventato il suo nuovo accusatore. Nel mese di giugno, infatti, nel corso del programma televisivo Legion of Skanks, aveva confessato di aver ricevuto delle fotografie e almeno un video in cui la nota regista italiana appariva in topless. Ha espresso queste sue dichiarazioni mentre si discuteva del caso Harvey Weinstein, l'ex produttore di Hollywood accusato di molestie sessuali da diverse attrici a partire proprio da Asia Argento. Leach, sapeva che io ero insieme alla mia fidanzata, ma mandava le foto e i video. Le fotografie e il video che la donna avrebbe mandato all'uomo sarebbero state inviate tramite Snapchat, col seno scoperto e proprio quando si trovava in compagnia della sua fidanzata. Ma c'è di più, perché Leach ha dichiarato che Asia Argento era a conoscenza del fatto che lui si trovasse assieme alla ragazza. Una semplice fotografia col seno scoperto e un messaggio con su scritto, "Ehi Jeff". La risposta dell'attore comico sarebbe stata, "Non puoi mandarmi questa ma tuttavia", l'uomo ci ha tenuto a precisare che le accuse di Asia Argento verso Weinstein, dopo tutto quello che è accaduto, non diventano meno credibili, ma che sicuramente l'attrice diventa meno autorevole. Anche perché lei era la portavoce del movimento Cancelletto Metò per i diritti delle donne. Insomma, continuano le polemiche e le voci di violenza sessuale riguardanti la famosissima attrice italiana. Come andrà a finire non si sa, quel che è certo è che si sentirà parlare ancora a lungo di questa poco felice situazione.